Mentre sono cominciati i supplementari, ragazzi, vi dovevo dire che quel video lo dovevano concludere con l'alzata della coppa. Altro che un'amarezza del genere. No, no, dai, no, 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 gol dai supplementari pure. No, mamma mia, questa l'avevo vista dentro, Lovato aveva scivolato, ma la palla era lontanissima da lui. Tiro fuori di poco di Depay. Adesso però voglio una reazione. Calulu riesce a passare. Varnomen no, invece. Stiamo cadendo nei loro tranelli. Attenzione, pallone dentro. Sì, ma tanto chi se ne frega, no? Prendiamo sempre gol da sto qui che fa doppietta con dei tiri potentissimi, no? Mamma mia, ragazzi, non sta proseguendo assolutamente bene. Ma che cacchio vi sta succedendo? Ma volete veramente affrontare una stagione in questa maniera, con questo piglio? Vedremo se sarà necessario fare un cambio. Ma sì, sicuramente entrerà Shomuro. Forse sacrificherò Barcott, nonostante si è stato fatto entrare perché questa doveva essere la sua ultima partita dentro. Gol! No! Caricato troppo. Proprio Bartro ci stava per segnare, ragazzi. Sarebbe stato incredibile avesse segnato al suo primo. No, ragazzi. È andata fuori di poco. L'ho caricata. Questa volta ammetto di averla caricata troppo. Occasione per Zola, ragazzi. Tiro. Entra in area. Seguito dal difensore. Tiro troppo centrale. Dai, palla in mezzo. Zola, svetta. Palla fuori. Ho l'impressione che qui ci sia qualcuno che ci vuole far perdere. Siamo arrivati al 102° minuto. Angolo per la Roma. Speriamo almeno di non prendere il quinto gol prima dell'intervallo. Dai, Wirtz, recupera questa palla. Wirtz, dai, dai, velocità. Wirtz, dai. Oh, è passato, è passato. Cos'è successo? È passato per una volta. Vai, Wirtz, cacchio. No, non lo faccio uscire perché è una pazzia farlo uscire. Fischia, cacchio. Ma che fischi sto arbitro del... Cacchio, dai ragazzi, stiamo perdendo 4-3 in una maniera. Non ci sto dentro. C'è un'adrenalina addosso. Barcott, mi dispiace, hai sfiorato il gol prima. Potrebbe essere la tua ultima partita, ma niente, mettiamo Shomuro. Cominciamo, dai, dai, dai. Pobega recupera una palla, ma Virsa ne perde un'altra. Tutto il buono che fa Pobega, ma perché è scivolato Lovato? No, è pure caduta la telecamera. Traversa, via. Non ha neanche stoppato. Ragazzi, è successo di tutto. Di tutto è successo. Wagnerman aveva recuperato una buona palla. Qui sbaglia rinvio Zoet. No, no, non sta, ci sta capendo nulla. Questo è fallo netto. Fischiato quello prima su Lovato. Gli dà pure il giallo. Ah no, per fortuna gli ha dato il giallo perché quello lì era da giallo. Però ha fischiato quello su Kalulu. È successo di tutto. Wagnerman aveva recuperato una buona palla. Poteva avviare un'azione in contropiede. Gli hanno fatto un fallo netto. Qui altro fallo netto. Ma non fischiamolo perché chi se ne frega. Gli hanno fatto un fallo netto e si sono presentati in area. Ovviamente Wagnerman era a terra, 3 contro 1, hanno preso una traversa, poi Zappa non è riuscito a strappare dentro. Zoet, miracolo, dai! Partita strettissima, ragazzi, siamo vicinissimi a perderla questa coppa. Una coppa che sembrava già nostra, che sembrava tutto girarci a favore. E questa l'avevo vista anche dentro, dobbiamo vederceli insieme questi minuti. Forza, Kalulu, salta l'uomo, è la prima volta. Pallone, che cose! Malinteso pazzesco, qui non si sapeva se doveva retrocedere Wirtz, Pellistri, scusate, ma non ci sto capendo più niente. Qua non mi cambia più neanche il giocatore, non mi cambia il giocatore, cambiami il giocatore, Kalulu, salto, Pellistri, dai, 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 perché solo un minuto lì prima tre? Attenzione, Wirtz, dai Wirtz, passa Wirtz! Qui lo sbilancia e qui voglio fare un fallo di frustrazione, non è neanche più nostra sta coppa. Abbiamo perso una coppa che sembrava già nostra, ma l'alzata di questi giallozzozzi non me la voglio assolutamente vedere. Ragazzi, non mi spiego come abbiamo fatto a perdere una coppa del genere. È cominciato a piovere, ha cominciato a fare strusci di pioggia. Non so neanche parlare, ma basta! Non abbiamo fatto nulla comunque nel secondo tempo supplementare. Non che meritassimo la coppa, perché l'avevo detto, non è assolutamente vero. Però
Però non accetto averla persa così, cioè questa coppa, anche se immeritata, era nostra. Abbiamo preso quel gol lì, ma chi se ne frega? Quel gol lì non doveva essere assolutamente influente. Vabbè che dai 3 minuti di recupero. Vabbè che dai 3 minuti di recupero quando. Vabbè che dai 3 minuti di recupero quando c'è il 6 sul 3-2 e invece quando noi dobbiamo recuperare un 4-3 ne dai 1. Però cacchio, ragazzi, questa doveva essere nostra. Non accetto aver corso un trofeo in questo modo. Non lo accetto.